Attenzione, il seguente episodio, così come il precedente e il successivo, avrà una qualità microfono pari alla merda a causa dell'ignoranza del recorder. Ci scusiamo per il disagio. Questa canzone per fare un intro è perfetta. Sì, le troie! No, quella è la saluto di Nicola. Bah, io ne da scoppiare per pipini. Siamo tornati in un nuovo episodio di The Crew. Ripartiamo dalla missione che stavamo per fare l'altra volta con questo video riprese a caso delle macchine. Sembra di essere in Fast and Furious. Spero di non dover fare varie. Quali sono? Va. Ah, ma non mi fa giocare. Guardiamo questa cosa interessante. Ma ora mi fa giocare. Ma che cazzo? Non mi fa fare una curva. Vinci la corsa. E posso colpire le altre. No! No, però così non vale. Si è passato attraverso. L'ho guadagnato. Ah, cazzo, cioè c'è tempo. Come viene? Due di nuovo, io c'è più scurca puttana. Eh no, vabbè, ma io continuo a sbattere. Skip move, vabbè. Ah, ecco come si usa il freno a mano. Brakes. Sono 4 secondi in ritardo su tutti. Dai. 4, 3 secondi. Ho preso un secondo e non sono stato picchiato nel muro. Merda. Quello ha preso tutti i barili, erano per i cazzi loro e quello li ha presi tutti. Ah, sono stronzo, dai, anche. Ecco, vai, ma sono passato l'ultimo. Merda. Dai, ho un secondo di ritardo da questo, dal secondo, vai. Un secondo di ritardo dal secondo. Cazzo faccio? Madonna, ma quanto sono scarso? Ho anche sbagliato strada! Uffa! Cazzo, le persone c'hanno dei riflessi della Madonna! Tutti non farsi schiacciare, che se ho sbagliato strada faccio un posto. Fottiti. Cazzo, fottiti. Comincia sta canzone di merda. Non la posso manco saltare! Non la posso sentire sta merda, dai! No! Ora mi scaccolo. Un attimo la registrazione per premere F9, far ripartire Fraps, sono andato a sbattere e ho preso il piano delle persone. Che co? No, dopo quando il montaggio me lo riguarda l'allettatore, come penso. C'erano delle cose un po' strane. La canzone è nuova sta. Ho un secondo di ritardo, dai, quella l'ho presa però, e che cazzo! La polizia, la polizia!
gara, morti a fine gara, la popolazione della città si è divisa. Sì, e vince. Ora. Ah, aia, ma perché? Mi ha colpito. E ora la macchina, quindi ci ha colpito, la fiancata è tutta a posto. Perché argento? No, no, sinceramente non so cosa voglia dire. Forse perché dovrei time and slow, senti. Gordon Freeman! È Gordon Freeman! I need a ride. I got you. È Gordon Freeman! Sono Gordon Freeman! Let's go. Va bene che gli alieni hanno invaso la Terra, ma passare da diventare un fisico teorico laureato all'MIT a uno che corre con delle macchine truccate pure brutte e schiaccia la gente in derapata? Beh, bel avanzamento nella carriera. Ambassador Bridge, bro. Bro. Non fai più del bike, some heat bro. Tonight. Yeah, I did. And I lost them. It was fun. Why have you always got to be on the wrong side of the law? Mess with cops on race night, because the more heat that's around, the less business we can do. See, shit like this is why you haven't got your 510 ink. Come on, Dayton, I'm the best driver in the whole damn state. Ecco. This isn't about that, Alex. È molto modesto. I'm the V8. Sono il miglior guidatore. How do you think that looks? I wonder I've got guys breaking rank left and right. So, what are we doing? Some guy named Shiv. V4, I expect. Ask him a few questions about money gulkies. So why am I here? Why not one of your 510s? You're an asshole. You can drive. Ah, io sono un buon driver. I've got to put Shiv back in line. I want the best driver I've got to burn him on the road. I was giving you a chance to take this stuff seriously. No, stavo provando a andare in retrospezza. Funziona abbastanza bene, anche prima quando l'ho schiacciato la donna. Mi era piaciuto. Ecco, i due omini dentro, che si guardano intorno in mezzo alla strada. Sì, tutti lo fanno. Anch'io. Ieri sono andato a fare la spesa, poi ho fatto una derapata e mi sono fermato in mezzo alla strada a guardarmi intorno. Mentre volavano fogli di carta. Perché? Così. Io so duro, sto appoggiato alla macchina di notte in una strada molto poco frequentata. C'ho un tatuaggio. Io invece ero un dottore, un professore di fisica. Uno dei più grandi scienziati che la Terra abbia mai avuto. E ora faccio la testa. Face capture è stato fatto davvero bene, perché almeno questo Mino non mi piace. Stay low. Almeno il mio Mino però sembra davvero fatto bene. Bene, ora va lì e quello gli sparano di sicuro. Gli sparano perché è stronzo. Cazzo. Peccato che sia solo 30 fps. Boom. Lo sapevo! Dio, se gliel'ho tirata! Sì, ora incolpano me! Cliché! Certo, inaspettato! E chi sei, il commissario Gordon? FBI! Certo, gli hanno sparato la pistola da dietro, la pistola è a 8 metri, questo la afferra con le mani così per continuare, ah, e la pulisce.
Was that in mine? Vabbè. This one's dead. L'FBI... proprio una massa di cazzone. 5 anni dopo. Sono in galera ancora? Oh, in galera. Che ci facciamo in galera? I fogli come sono appoggiati lentamente sul tavolo, mi è piaciuto. Volavano. Hello Alex, my name's Zoe. E mio è Pingu. Alex, si chiama Gordon, bugiarda. I think we can help each other. Sì, lui ha una tuta che può sollevare gli oggetti velocemente. You know these guys, right? Of course you do. Certo. One killed your brother, the other framed you for his murder. Here's the deal. I want this guy. Special Agent Coburn, he's dirty. All I need is proof. And you want this guy, Dennis Jefferson, a.k.a. Shiv, leader of the 510 Motor Club. I'm in. You've got 8 more years in here. You can wipe that slate clean. Clear your name. I said I'm in. Okay. You're hereby working for the Federal Bureau of Investigation. I got nothing against being on the right side of the law. There's a ride in the shop across town. Che bello, mi danno un cellulare. I'll be in touch. I'm keeping this. Whatever gets you stoked. Non fa male la polizia. Ta, polizia. Ta. Oh. E vai, Alex Taylor. Che per gli amici Alex Taylor è il nuovo nome per una nuova vita. Ed è diventato un tassista adesso. Con la macchina che sta andando a scatti. Scatti! Ah, non è un tassista, è tornato a casa. We have a budget for this operation, Alex. But it's limited. I've given you enough cash to buy and set up your first ride. Spend it wisely. After that, you'll have to fund upgrades yourself. They're all available to test drive, so take them for a spin if you're unsure. Mi fanno fare il Vabbè, basta, purtroppo non c'è più tempo. Vi saluto, alla prossima puntata faremo il test drive delle nuove macchine. Bene, qui Pingu, e se qualcuno sta chiedendo perché non registri con la webcam, perché non c'ho voglia, fa caldo, sono a petto nudo e non mi sembra il caso di fare un video a petto nudo, che poi che le mie tettine mi si vedono. Ci vediamo al prossimo episodio e niente, Pingu a petto nudo.